gioco vi fai, Maya? Vittiamo, facciamo le cose del carnevale. Parliamo con la gente. Spiegato al salumiere sotto casa il mio progetto di etichetta indipendente e le battaglie che facciamo per tenere il prezzo basso, ma il problema è più complesso. Il problema è più complesso. Se un dio lassù nei cieli fosse solo un angioletto che fa spasso, ci fosse, vedesse, parlasse, potrebbe raccontare con parole più appropriate e convincenti, descrivere una ad una le decine di correnti contrastanti che su neuroni un po' inquietanti conducono milioni di impulsini cerebrali nello stomaco. Idiosincrasia con mio fegato che manda sensazioni negative proprio al centro del mio colon, che prende gli impulsini di cui sopra e li rimanda indietro al volo. Back to my brain. Quello che io sono non è mai abbastanza simile a quello che vorrei e a quello che vorresti tu da me, che non lo sai quanto si assomigliano i sogni tuoi con i miei. Non lo sai, non lo sai. Vivere nei margini dell'era della confusione, rompere semiotiche, gabbie di identificazione. No, non mi insegnare niente, lo so. 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 Questa è la mia opera d'arte, ma iniziate le mamme favorecchie, ti stanno disegnando. Questa è la tua opera? Che hai disegnato in quest'opera, Diego? La mia città che l'amo troppo. Per essere più chiari, certamente è meglio che sta storia parta dritta dritta dall'inizio. Sei un tizio, malauguratamente gli dovesse capitare invece di farsi schiacciare da pendolino in corsa, che farò paranna colpa al macchinista di fare il musicista. Se il mal capitato fosse tanto sfortunato ad essere ancora pluripregiudicato comunista, qualcuno può indicarmi come cazzo sta campando un musicista? Lo so, io sono fortunato, ma non mi scordo mai delle cambiali che ho pagato. E da allora mai più niente è ritornato come prima di un raccolto. C'è il lavoro manuale, l'antefatto e condizionato di un'idea che prenda bene sul terreno del reale. Back to my brain. Quello che io faccio non è mai abbastanza simile a quello che farei e a quello che faresti tu, che però non lo sai davvero, perché tu ti diverti ed io lavoro. Vivere nei margini dell'era della confusione, rompere semiotiche, gabbie di identificazione. No, non mi insegnare niente, lo so. Ogni mese al 27 per milioni di italiani c'è un'usanza, un rito abituale che consiste nel pigliare il caravaggio con il quale per tutto il lungo mese salta a stenda Roma sala. Banale, ma 027 per me sti cazzi banale. Ehi, qualcuno mi soccorra, mayday, aiuto. Me don't wanna go in tauto. Banale, dalla politica al mestiere spara l'intellettuale che ha le palle per dire sempre quello che pensa, tra le pubblicità che gli riempio la dispensa. Ho le palle piene di te, ne ho abbastanza. Non merita attenzione chi si piglia una questione sopra un fatto di cui non è a conoscenza, che non ha capito e che non gli riguarda. E battaglie vanno fatte per risolvere i problemi materiali della vita, e sono battaglie sporche e merde, battaglie pulite stanno sulle rintagate, chi sta sempre con culo parato. Vivere nei margini dell'era della confusione,
sono messo anche una prova.